Siamo con Maristella Galli, sindaco di Collecchio, tanto sindaco oramai da qualche mese. Com'è questa esperienza di sindaco di Collecchio? È un'esperienza molto bella, molto impegnativa. È una cosa che mi piace molto perché ti metti in contatto con tutti i cittadini, perché ci sono problemi da risolvere, quindi soluzioni da trovare e nello stesso tempo è molto impegnativa. Come tempi di lavoro, come concentrazione sui temi e poi anche nel rapporto con i cittadini molte volte vengono qui a parlare persone che hanno dei bisogni economici, dei bisogni sociali, del bisogno di compagnia e di attenzione e non sempre si riesce a dare tutto quello che si vorrebbe e questo è un po' cosa che dispiace, però pian pianino insomma. Collecchio è uno dei paesi che è cambiato maggiormente negli ultimi 30 anni, cosa si ricorda del vecchio Collecchio? Ah, del vecchio Collecchio tante cose perché in effetti sì, sono cambiate le strade, sono cambiate le case e i ricordi sono legati all'infanzia e quindi per me, come penso per tanti bambini, centro del paese era un negozio ben preciso, che era il negozio della Bruna, la Bruna Bardiani, che era un negozio, una merceria, un negozio piuttosto grande per quei tempi, dove per Santa Lucia venivano esposti tutti i regali che i bambini avrebbero potuto ricevere e che i genitori avrebbero potuto comprare, quindi noi passavamo il tempo uscendo da scuola fermarci a guardare queste vetrine ed era una cosa meravigliosa, un sogno meraviglioso. E questo era il centro del paese, poi c'erano tutte le cose intorno dove noi andavamo a scuola a piedi, per cui percorrevamo l'argine vicino a un canale, mai nessuno è caduto e mai nessuno si è fatto male, eravamo abbastanza indipendenti, senza telefonini e forse più felici, forse. E questo paese peraltro è quello che è diventato importante ed è cresciuto moltissimo negli ultimi 10, 15, 20 anni. A cosa deve questa crescita secondo lei? Quali sono stati i punti di forza di Collecchio che ha fatto sì che diventasse uno dei paesi più importanti della provincia negli ultimi decenni? Beh, sicuramente abbiamo avuto persone che hanno saputo guardare avanti e hanno saputo investire in settori che si sono rivelati fondamentali. Al di là di quello che è accaduto col crack Parmalat, però sicuramente quello è stato un settore in cui, per il quale Collecchio è cresciuto. E poi ci sono tutta una serie di altre ditte importanti di lavorazione del pomodoro, metalmeccaniche, che stanno diventando sul mercato anche mondiale. Recentemente sono stata a visitare alcune industrie che si stanno espandendo sul mercato mondiale, quindi queste persone che guidano tuttora queste ditte sono persone che superano gli 80 anni e sono persone che quindi negli anni passati hanno saputo guardare avanti e investire nella maniera giusta. E c'è un futuro, visto che su tutti gli 80 anni, i giovani? C'è il futuro, ecco, infatti uno dei problemi è sicuramente quello che succederà. Ovviamente ci sono i figli e i nipoti di questi imprenditori, però bisognerebbe preparare anche i giovani. Molti di quelli con cui ho parlato cercano giovani con delle competenze specifiche, anche nel mondo informatico molti, e quindi bisognerebbe anche in questo caso essere noi avanti, guardare avanti e riuscire a investire su dei giovani e su alcuni lavori in modo specifico. Tornando ai cambiamenti di Collecchio degli ultimi 30 anni o 40, quali sono le cose che l'hanno colpita di più nel cambiamento di questo paese? Ma devo dire che le persone continuano a essere abbastanza unite. Certo, una volta ci si conosceva tutti e come ormai si sente dire da più parti, ognuno di noi usciva di casa e nessuno aveva la chiave perché c'era sempre un nonno in casa
e tornavi e trovavi sempre qualcuno. Ovviamente adesso la famiglia è cambiata, ecco, quindi magari c'è una trasformazione a livello di nucleo familiare. Avendo insegnato a scuola ho avuto la possibilità di conoscere tanti tipi di famiglie diverse. Quindi forse un po' il cambiamento è a livello di nucleo familiare, però poi la solidarietà e la capacità di vedere dov'è un problema e come poter risolverlo o come poter aiutare qualcuno che è in difficoltà, io ho continuato a trovarla e a vederla nelle persone. Se tu gli dai la possibilità, tante persone si danno da fare per aiutare chi ha bisogno. Ecco, questo credo sia rimasto, non è cambiato. Quindi questa è parte della domanda seguente. Quali sono i punti di forza di Collecchio? Questo è uno, mi sembra di aver capito. Altri? Sì, io credo di sì, che sia un punto di forza. Io ho visto nel mondo della scuola una grande unione per magari affrontare o risolvere problemi zone meno attrezzate, di zone lontane e vicine. Abbiamo avuto poi gli episodi di terremoti in Emilia, in cui le associazioni di volontariato del paese si sono date da fare moltissimo raccogliendo soldi da portare nelle zone terremotate. Abbiamo associazioni come gli Alpini che si danno da fare in qualsiasi situazione tu li chiami, sono presenti. Abbiamo dall'assistenza volontaria, all'Avis, abbiamo un mondo di associativo, di volontariato che è eccezionale secondo me. Quello che manca forse, e ci stiamo lavorando, è un po' il ricambio generazionale, perché abbiamo bisogno di ragazzi giovani che prendano poi il posto delle persone che ci sono adesso. Però attualmente sicuramente questo è un punto di forza del paese, così come è un punto di forza l'attività e le associazioni sportive del Comune di Collecchio, che sono organizzatissime e che raccolgono un'utenza di ragazzi enorme, ed è una cosa bellissima e molto importante per l'età dei ragazzi, da piccoli fino all'adolescenza. Tutte cose belle, invece cosa vorrebbe cambiare di Collecchio? Qualcosa che non va, che bisogna migliorare. Ma sicuramente dovremmo lavorare un pochino di più sulla manutenzione. Abbiamo già avuto modo di dirlo, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni per organizzare delle squadre di operai che vadano sul posto indicato secondo delle segnalazioni e cerchino di risolvere il problema nel giro di una giornata per le piccole cose, piccole manutenzioni, e poi per le grandi manutenzioni ovviamente ci vogliono le macchine adatte. Quindi manutenzione, il verde, sono fra l'altro le segnalazioni più frequenti che ci arrivano, che arrivano all'URB, quelle che riguardano il verde e la manutenzione delle strade. Stanno partendo, sono già partite alcune rifacimenti di asfalti e si procederà ancora in quello, quindi questa è una cosa da migliorare. Un'altra cosa necessaria a Collecchio è uno spazio per i giovani che manca, uno spazio grande che dia la possibilità ai ragazzi di ritrovarsi per scopi culturali, musicali, e ci vuole uno spazio grande. E poi ci sono da sistemare alcune cose alla Casa della Salute, alcune cose all'oratorio che ha bisogno di una sistemazione. Sono due, tre, quattro punti socialmente importanti su cui lavorare. Peraltro lei è anche maestra, quindi parliamo invece dei giovani, atti di vandalismo e comportamenti al limite del bullismo, ma anche negativi nei confronti di cose, di persone del territorio, anche anziane, hanno creato problemi, se ne è parlato anche tanto nei social in passato, negli anni scorsi. È ancora un problema questo? È migliorato? Se sì, come avete fatto a cambiare? Se no, come fare per ridurre o eliminare i problemi? Peraltro un fenomeno che ha coinvolto tutte le classi sociali, sia quelle più disagiate che quelle benestanti, insomma, i giovani di tutte le classi sociali. Sì, sicuramente ha coinvolto tutte le classi sociali. Io adesso, in questi 2 mesi, non ho avuto riscontri particolari, come
sindaco di fatti accaduti, però sono a conoscenza di fatti accaduti nel tempo, insomma, mesi fa, anni fa. C'è questa fase della vita di questi ragazzi tra i 12 anni e i 15 anni in cui c'è questo atteggiamento che a loro probabilmente serve per sentirsi grandi e importanti e dimenticano proprio tutto quello che gli è stato insegnato prima, e cioè il rispetto per l'altro, il rispetto per chi è meno fortunato di te oppure per chi ha dei problemi, per cui subentra poi lo spirito del gruppo e questi ragazzi si fanno forza del fatto di essere in gruppo, perché poi presi ognuno, prendendone uno alla volta, ognuno ti dà una spiegazione, ti dice qualcosa, invece il gruppo parte e fa questa azione. È chiaro che su questo bisogna lavorarci sempre, non bisogna mai smettere. Quindi fin da piccoli bisogna iniziare a continuare a non a parlare del bullismo, ma a essere concreti, cioè a dimostrare ai bambini, partendo da quando sono piccoli, il male che si può fare a un altro, che il male che se lo facessero a te ti darebbe fastidio. Ecco, lavorando su quello, lo puoi fare nei giochi, lo puoi fare in tante cose, il bambino comincia ad avvertire su di sé quello che può succedere e quindi lo prepari un po'. È chiaro che poi ci vuole un supporto familiare che è fondamentale, perché ci sono le volte in cui puoi parlare e continuare a parlare e le volte in cui c'è bisogno anche di un no secco e, se uno ha fatto una sciocchezza, anche di una punizione che serva, una punizione che serva, che sia esemplare, perché in certi casi ci vuole. E questo è proprio un argomento che voglio affrontare, nel senso che, ascoltando alcuni pedagogisti, nasce c'è un tema che si sta affrontando, che è la mancanza di una figura educativa paterna nella società attuale nostra. Nel senso che l'esempio che abbiamo fatto era che in Africa c'è un periodo in cui l'educazione dei figli è affidata alle madri, e a un certo punto subentra l'educazione maschile. E l'educazione maschile in Africa è molto semplice: i genitori prendono i figli, li buttano nella foresta e gli dicono scantatevi e crescete. Ovviamente non è che li lasciano, li controllano da lontano ma senza far vedere chi sono. È un problema reale, può essere, o così anche la presenza dei genitori, che se serve il maschio si arrabbia, come diceva lei, punizione. È un problema reale, c'è qualcosa in questa nostra società, visto che è anche un'educatrice, che bisogna cambiare. La figura maschile vuole un po' rivalutata, maschile è una figura che abbia questo componente. Sì, sicuramente una differenza c'è nel tipo di educazione tra una madre e un padre. Il problema è che i padri di oggi molto spesso sono dei bambini giocherelloni, pur andando a lavorare, pur stando tante ore al lavoro, arrivando a casa, quando arrivano a casa molte volte si mettono a giocare con i loro figli alla play o i telefoni, e diventano dei compagni di gioco e quindi hanno meno peso nell'educazione, perché sono visti proprio come degli amici, e molto spesso le madri devono fare tutte e due le parti, la parte di quella che coccola ma anche la parte di quella che sgrida. Ecco, quindi forse meno giocherelloni e un pochino più presenti in altre situazioni, però ho conosciuto anche tanti papà molto bravi, molto in gamba, quindi non voglio generalizzare. Ecco, sicuramente un aspetto potrebbe essere quello, ecco, essere un pochino più presenti in altri aspetti della vita, che non sono il fare i compiti insieme, magari è andare a fare un giro in bicicletta insieme e chiacchierare, parlare e far vedere al proprio figlio dei luoghi, dei posti, raccontare, avere un rapporto che poi ti consente anche di porre dei limiti e di farti sentire nel momento in cui ce n'è bisogno, e di creare il rispetto per la figura anche del padre. Andiamo ai temi più importanti, specie in questo periodo, il tema della Parmalat. La Parmalat e Collecchio sono stati percepiti per tantissimi anni come un'unica identità. Collecchio e la Parmalat, la Parmalat e Collecchio. La Parmalat, da quando non è più italiana e collecchiese, sta vivendo periodi di difficoltà. Qual è la situazione attuale
della Parmalat e come si dovrà comportare in futuro Collecchio nei confronti di questa importante realtà. Ovviamente dobbiamo distinguere lo stabilimento dal centro direzionale. Lo stabilimento sta procedendo bene e a livello direzionale Lactalis aveva dichiarato un po' di tempo fa 30 licenziamenti, in realtà poi i sindacati e le RSU nei vari incontri sono riusciti a trovare poi un accordo, per cui sono stati licenziati in 12 e fino alla primavera non dovrebbero esserci cambiamenti. Io ho fatto un incontro con RSU e sindacati di categoria in cui ci hanno un po' raccontato come sono andate le trattative e abbiamo anche iniziato a fare un altro tipo di ragionamento. Allora, sicuramente può esserci la possibilità che ci siano altri tentativi di licenziamento, può anche darsi invece di no, ma in ogni caso, sia per quanto riguarda la filiera del latte che per altre filiere che sono sul nostro territorio, bisogna cominciare a ragionare per il futuro. Il futuro vuol dire che ci sono dei cambiamenti nell'alimentazione delle persone e quindi nell'acquisto di certi prodotti. Ci sono dei cambiamenti nelle vendite, quindi nel mercato, e quindi bisogna cominciare a guardare a quello che sta succedendo e che accadrà. E anche il tipo di lavoro, perché ci saranno dei lavori che spariranno, perché sparendo un prodotto sparisce la catena che lo produceva, quindi le persone vanno ricollocate. Quindi fare un ragionamento di questo tipo per il futuro, e abbiamo concordato di preparare un convegno sulla filiera del latte e del formaggio a livello nazionale per la primavera, dove proprio discutere anche di questi problemi. Assieme a Parmalat e a Lactalis o indipendentemente? Insieme ai sindacati, alle amministrazioni, a chi ci vorrà stare e chi vorrà collaborare per affrontare questo problema. Per questo si collega un altro ragionamento che faceva Andrea Pontremoli, amministratore delegato della Dallara Automobili, che diceva che l'importante non è tenere gli impianti produttivi, ma tenere la dirigenza e la mente delle aziende sul proprio territorio per far sì che questo territorio continui a vivere. Quindi in questo senso Parmalat ci sarà ancora, bisognerà, un collegio dovrà pensare a qualcos'altro per fare in modo che continui a essere avanti? No, secondo me i margini perché esiste, continui ad esistere, ci sono, perché la ditta va bene, cioè lo stabilimento funziona, produce prodotti di valore, quindi non dovrebbero esserci problemi da quel punto di vista. Certo, la mente è importante che rimanga, è chiaro che però intorno alla mente ci sono una serie di persone che in questo momento hanno perso il lavoro e quindi il tema è importante, perché sono famiglie e sono persone in genere sui 45-50 anni, difficilmente ricollocabili in altri ambiti, e quindi persone che stanno vivendo sicuramente un momento non bello della loro vita. Collecchio, tra i tanti cambiamenti, forse inconsapevolmente sta diventando, assieme a Vedesano, quello che un tempo era Fornovo, il luogo in cui gli abitanti della montagna trovano servizi e commercio. Fornovo sta andando in declino, questo luogo non ce l'ha più, e sta diventando Collecchio e Vedesano. È così? Perché è capitato? E cosa dovrebbe fare Collecchio in quest'ottica? Ma su questo sì, sicuramente dal punto di vista del commercio, negozi, sicuramente Collecchio ne ha tanti, belli, e quindi la gente viene volentieri. Fornovo non lo so, ha avuto un periodo in cui probabilmente non ha investito a sufficienza nel rinnovo, nel ricambio. E ricordo una cosa, così, una battuta di una persona che conosco, che non c'è più, e che diceva: a Fornovo non ci sono i gerani alle finestre, ai balconi, e la identificava come un fatto per cui Fornovo era in forma un po' più dimessa.
Ecco, noi non so se abbiamo i gerani ai balconi tutti, però sicuramente Collecchio si presenta bene perché è fornito di tutti i servizi possibili che uno possa richiedere, tanto come in città. Hai detto con lei che sei stato capace di credere nel suo futuro, formava veramente a lasciare, se non ho capito male. Aggiungo una cosa allora. Formava non ci crede più da 40 anni, forse da Chi lo questo punto. sa? E una cosa che va, secondo me, a merito delle amministrazioni che ci sono state a Collecchio, è proprio che gli amministratori, a partire dai primi, dove noi troviamo sicuramente il sindaco Manganelli in testa perché è stato per tanti anni sindaco, insieme agli altri, hanno creduto nel futuro di Collecchio, hanno investito, hanno acquistato quando era il momento, vedi, Parco Nevicati, per esempio, che fu acquistato tanti anni fa, e quindi credo che questa classe dirigente del paese abbia lavorato molto bene da questo aspetto. Uno dei temi più importanti della campagna elettorale appena trascorsa è quello della sicurezza. Lei è uno dei primi atti che ha fatto come sindaco, è stato salire sulla macchina dei vigili e fare un giro per capire qual è la situazione del territorio. Com'è andato questo giro? L'ho chiesto proprio al dottor Trigani perché volevo rendermi conto direttamente di dove fossero le telecamere, che mi spiegasse sul posto, gli interventi che erano stati fatti. Poi siamo andati alle centrali operative, ho visto tutti i monitor con questo, che non pensavo nemmeno, questo, diciamo, controllo in contemporanea di Felino, Collecchio, Sala, su questi monitor, per cui tu vedi sempre tutto. Dal parcheggio sotterraneo nostro di Collecchio alla piazza di Felino e puoi vedere e sapere quello che accade. È stato interessantissimo e credo che sia una cosa che dovremmo far conoscere e in cui dovremmo portare anche gli altri consiglieri e anche chi vorrà vederlo, perché è una sede, la centrale operativa è molto interessante. E in giro, il giro che abbiamo fatto è stato utile per quello e anche perché girando abbiamo chiacchierato molto e mi sono state spiegate una serie di cose e quindi avere un po' più il polso della situazione. Ecco, questo è stato importante come conoscenza per me. Poi nel lato pratico è chiaro che la loro presenza come vigili, i carabinieri e anche secondo gli ultimi dati che ci sono stati forniti sicuramente portata a un calo dei reati, questo si sa, è un dato che c'è e quindi penso che sia poi tutto collegato e che tutto sia servito, così come anche il controllo di vicinato di cui si è parlato sui giornali poco tempo fa, che era partito in sordina, forse non ci si credeva tanto e poi si è visto che le persone si sono organizzate in maniera seria, senza aggressività, senza particolari idee di sceriffo della contea e quindi insomma anche lì c'è stato un contributo. Proprio di questo volevo accennare, nel senso che tempo fa, prima che uscisse sulla Gazzetta, noi avevamo intervistato Sabrina Bertilli, una delle protagoniste del progetto di controllo di vicinato. Peraltro, una cosa che mi ha colpito è che l'abbiamo intervistata assieme a uno dei suoi più importanti collaboratori, che è rumeno. Ho detto, strano, insomma, quindi non è che queste persone ce l'hanno con gli stranieri, puntano alla sicurezza. Con tutti, cioè, ce l'hanno con i delinquenti in generale, ma il suo principale aiutante è una persona straniera di uno dei paesi in cui. Qual è il rapporto che avete voi adesso con questo gruppo, con il controllo vicinato, ma anche con quelli che hanno lanciato probabilmente il messaggio del controllo vicinato e che a loro detta in passato sono stati osteggiati dall'amministrazione Sì, precedente? come dicevo prima, all'inizio non ci si è creduto forse molto, ma c'è un motivo perché probabilmente all'inizio le caratteristiche erano proprio quelle modello sceriffo e quindi ti facevano paura nel senso che questo gruppo magari poteva avere dei pregiudizi o comunque osteggiare determinate persone. Quindi c'è stato, a mio avviso, io non ero nell'amministrazione, però forse la paura che
quindi sono utilizzate delle modalità magari non troppo corrette. In realtà poi, grazie anche alla partecipazione dell'amministrazione in questa cosa, nel senso che poi si sono parlati e poi si sono organizzati, e c'era un referente che faceva capo poi anche al corpo dei vigili, quindi si è creato un sistema che funziona. Io conosco Sabrina da anni e come altri che sono nel controllo di vicinato, quindi so che ci sono persone estremamente valide, tranquille e che controllano, guardano senza pregiudizi. Fra l'altro noi con la comunità rumena abbiamo un rapporto bellissimo perché è la comunità con il maggior numero di persone nel nostro comune e quindi che siano rumeni, che siano nepalesi o di altre etnie non c'è nessun problema. Ecco, io credo che questo per Collecchio non sia un problema. Problema forse, se posso sottolinearlo, e qui fare anche una richiesta ai cittadini, è quella di pensare che queste persone che arrivano, non quelli che già sono qui col lavoro, che arrivano hanno bisogno di una casa come tutti noi, e tante volte le persone non affittano perché hanno paura, ma ecco, io vorrei invitare la cittadinanza ad aprirsi da questo punto di vista, ad accogliere le persone e magari ad affittare degli appartamenti alle persone che hanno bisogno di casa per poi avere un lavoro, persone che hanno famiglia e che sono bravissime persone come tutti noi. Veniamo al tema della Pontremolese. Qual è il ruolo, cosa vede Collecchio nella Pontremolese, quale ruolo può avere Collecchio per la Pontremolese? Quello è questo annoso problema che ci trasciniamo e non si riesce a saltarci fuori. C'erano stati gli stanziamenti, poi dopo sono stati dati per altre tratte di ferrovia. Adesso vediamo come procederà. Sicuramente per noi sarebbe fondamentale perché è un traffico che è importantissimo, una linea importantissima. E noi come amministrazione vogliamo puntare molto sul trasporto su ferro, quindi fra una settimana andrò a parlare con il referente di RFI per parlare di tutta una serie di cose, sia del ripristino delle corse di Ozzano che erano state tolte e della possibilità di sistemare la stazione di Ozzano, che sarebbe un elemento fondamentale perché Ozzano ha la ferrovia in paese, quindi ha questa fortuna, ha la stazione in paese, e lo stesso sarebbe per Collecchio, perché Collecchio, l'utilizzo della questa metropolitana leggera ci consentirebbe di fluidificare il traffico della via Spezia e utilizzare il trasporto su ferro. Quindi c'è, insomma, insieme con la doppia della Pontremolese e la pubblicizzazione, la voglia di utilizzare il treno, sarebbe un passo avanti notevole, sia da un punto di vista della difesa dell'ambiente che della velocizzazione anche dei trasporti, dal punto di vista dei commerci, il fatto del raddoppio. Intervistando il sindaco di Medesano, Giovanelli, mi ha colpito il discorso che ha fatto sulle frazioni. E mi ha colpito il fatto che mi sembra che le frazioni di Medesano abbiano gli stessi problemi dei paesi del nostro Appennino. Mancano i servizi, le poche attività commerciali se ne vanno e perdono quello sociale che avevano. E diceva, insomma, loro per quel che potrebbero, cioè che possono, l'obiettivo è quello di ridurre i mutari. Non ha forse senso magari unirsi per dire nei paesi sfortunati, sia nelle frazioni che in quelli di montagna, perché non si pensa di trovare una legislazione di vantaggio, una fiscalizzazione di vantaggio per fare in modo che i piccoli negozi non debbano chiudere, perché vuol dire poi per gli anziani doversi spostare in centro a Collecchio e poi pian piano far morire le piccole frazioni anche dei grossi comuni. Quello è un bel problema, perché è un problema di tutte le frazioni, sicuramente. Noi abbiamo Madregolo che ormai non ha più niente, Gaiano più o meno, Ozzano resiste con qualche negozio, San Martino poco, Stradella qualche negozio bello, il bar, Lemignano.
manca quello che costituisce la vita delle persone, no? Dalla media dei giornali alla frutta. E purtroppo ci si può far poco, perché ovviamente se poi la gente va a far spesa nei grandi supermercati, non va a far spesa in questi negozi non ce la fanno. Quindi sì, si può lavorare sull'aspetto fiscale, però credo che anche qui si debba cominciare a pensare ad altre cose. Quindi queste frazioni hanno delle peculiarità, hanno delle bellezze, hanno delle cose specifiche, puntare su queste. Allora noi, per esempio, per Madregolo stiamo lavorando perché si crei, e ormai verrà approvata in ottobre, una diramazione della via Francigena che partirà da Parma e attraverserà Madregolo per poi arrivare attraverso il Taro fino a Fornovo. E questo, siccome passa sulla strada dove ci sono delle attività, caseifici, e arriva fino al Doppiano e lì consente alle persone di risalire, andare verso il paese, per andare anche verso Talignano, verranno creati due ostelli lungo il percorso, e se la cosa, come pare, funzionerà, perché so di ostelli sull'altra parte di Fidenza che hanno ospitato 1000 persone all'anno, e quindi se questa cosa funzionerà dovrebbe portare poi sicuramente dei vantaggi anche nel paese, che potrebbe essere la riapertura di un bar o degli altri turismi o qualcosa del genere. Questo per Madregolo ed eventualmente Gaiano Zano nel passaggio appunto della via Francigena. Così come altre soluzioni potrebbero essere aprire all'interno di questi piccoli paesi dei centri sportivi che richiamino anche dai territori vicini, quindi che diano vita. Ecco, secondo me bisogna anche pensare a qualcosa di nuovo, che dia vita a queste frazioni. Poi è chiaro che se si riuscisse a, per esempio, manca la posta a Gaiano, non c'è più, ecco, riuscire ad avere un punto, anche se non è un ufficio postale, ma un punto in cui gli anziani possano andare per fare le piccole cose che facevano prima, quello sarebbe importante, credo che ci sia la possibilità. E poi sono usciti alcuni bandi regionali che danno la possibilità di aprire piccoli centri polifunzionali in alcune frazioni, quindi anche lì è un bando su cui stiamo lavorando. Veniamo al futuro. Spesso i paesi in cui sono diventati senza i geranie e le finestre sono quelli in cui i politici non vedevano un futuro non a 2 giorni, a 2 mesi, ma a 20 anni, a 30 anni. Quale futuro vorrebbe per Collecchio lei tra 20 anni? Come lo immagina tra 20 anni? Infatti il Collecchio tra 20 anni è già da decidere adesso. Decidere nel senso che abbiamo davanti a noi tantissime zone che dovranno essere riqualificate dal punto di vista dell'edilizia, e che cambieranno un po' la forma, e quindi dovremo disegnare le stradine che ci saranno poi fra 20 anni, mettere a dimora gli alberi che fra 20 anni saranno i viali come era il viale quando io ero bambina, che era fatto di ipocastani ed era così fino alla stazione, e quindi è importante pensare adesso a quello che ci sarà fra 20 anni, perché un albero ci mette un po' di tempo a crescere, perché la gente deve ricominciare a girare nelle piazzette, e quindi immaginare quello. Io immagino il paese dove i bambini possano girare tranquillamente, giocare nelle piazze senza pericoli, dove la gente si possa ritrovare come una volta a chiacchierare tranquillamente in una piazza, in una strada, dove ci siano dei viali alberati, e poi sì, sembra un quadro idilliaco, però, e poi la cosa principale è quella che la gente abbia un lavoro, e quindi che io non so verso cosa si andrà dal punto di vista anche qui del lavoro, ma non a livello di Collecchio, a livello mondiale, se la prospettiva sarà lavorare meno, lavorare tutti, o cosa sarà, perché andiamo incontro all'intelligenza artificiale, a tutta una serie di cambiamenti che ci saranno, quindi dovremo fare i conti anche con quello.
Però il sogno è sempre quello che comunque ogni famiglia possa avere un lavoro e quindi potersi mantenere con un reddito che dia una vita dignitosa a tutti. Come si è trattato con l'opposizione che ho visto da parte di alcuni componenti fortemente combattivi? Al mattino del lunedì si sapeva che alle europee la Lega aveva vinto e quindi anche a livello locale c'era questa possibilità. Quindi io credo che nel momento in cui noi abbiamo visto che dopo il primo, secondo, al terzo seggio eravamo in vantaggio e loro hanno visto che dopo il primo, secondo e terzo seggio erano in svantaggio, e lì si sia cominciati da una parte a star molto bene, dall'altra a star molto male, e alla fine probabilmente dalla loro parte non si aspettavano questo risultato e quindi capisco benissimo che sia difficile da accettare perché c'erano andati vicino, diciamo, no? Dopodiché a livello di consiglio ci sono state alcune, sì, alcuni comportamenti piuttosto, diciamo, duri, mirati, molto anche nei miei confronti, così, come dire, con un tentativo forse di svalutazione delle cose che vorrei fare, delle cose che ho in mente, però non mi spaventa assolutamente questa cosa. Non mi spaventa perché credo fermamente in quello che ho detto in campagna elettorale e in quello che farò. Ho cercato di coinvolgere la minoranza nella stesura delle linee programmatiche, però anche lì abbiamo avuto alcune divergenze, per cui sugli emendamenti c'è stato un po' di discussione. Alla fine però qualche emendamento è stato inserito, c'è stata qualche incomprensione su alcuni temi. Io credo però che abbiamo davanti 5 anni in cui anche attraverso le commissioni di studio e le commissioni istituzionali ci sia la possibilità di conoscerci meglio. Alcuni di noi si conoscono già da tempo, alcuni, soprattutto dalla parte della lista di maggioranza e sono nuovi, non conoscono gli altri, quindi bisognerà per forza conoscersi anche caratterialmente e quindi ci sarà da, diciamo, combattere tra virgolette, però quello che è importante è che ci sia rispetto reciproco. Ecco, quello che fa male è la mancanza di rispetto che a volte riscontro sui social, dove la gente si permette di dire cose piuttosto fastidiose e anche offensive. E allora lì bisogna essere molto forti e superiori e lasciarsi scivolare sopra certe frasi. E penso che continuerò a fare così, perché non credo ci sia altra possibilità. Ultima domanda, facendo un giro per il tarot, trova la lampada di Aladino, tre bellissimi e grandissimi desideri per il suo paese, per le frazioni del suo paese, quello che vuole. Vabbè, corrispondono un pochino a quello che dicevo prima. Io credo molto nei giovani e credo che non sia giusto dare uno spazio già pronto. Quindi li chiamerei una raccolta perché decidano loro che cosa vorrebbero. Quindi dare, ecco, c'è questa possibilità, adesso dite voi cosa farne, cosa volete fare. E questa è una. Sempre sui giovani, fare in modo che quelli che sono un po' meno fortunati, quelli che hanno meno voglia di studiare, quelli che hanno più problemi, riescano comunque a trovare un lavoro, perché una delle cose che volevamo fare era la scuola professionale dei lavori, proprio imparare un mestiere, il fornaio, calzolaio, forse adesso non più, comunque mestieri da imparare subito. E quindi due cose che riguardano i giovani, sicuramente ne avrei tante sui giovani perché credo che sia importante.
Però poi ci sono anche gli anziani e siccome gli anziani, adesso anziani, 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 andiamo verso i 100 anni ormai, quelli sugli 80 che sono ancora in gamba, riuscire ad offrire anche a loro la possibilità di una vecchiaia tranquilla, con appartamenti in grado di accoglierli o attraverso queste possibilità di co-housing, quindi di vita insieme ad altri, ma soprattutto seguiti e curati da personale specializzato, oppure nella propria casa, ma con degli accorgimenti per cui si sentano comunque al centro del paese. Quindi non l'attenzione sulle grandi opere, ma sulle persone. Io credo che dopo le grandi opere le davo quasi forse per scontate, le grandi Tipo quali opere. dovrebbero essere le grandi Grandi opere? opere, ci sono tante cose da sistemare, c'è la viabilità intorno alle scuole e quindi il discorso di questo grande viale che vorremmo fare verso Casa Pezzani, quindi l'accessibilità alla zona scolastica per i bambini a piedi, che è importante. C'è un discorso aperto con la parrocchia sulla possibilità di rinnovare l'oratorio, c'è grandi opere, ci sono poi rimaste, c'è la chiesetta del Sacro Cuore che è di fronte al Parco Nevicati, c'è la casa del custode da sistemare, c'è la donazione di Mario Linovi a Ozzano che è anche questa da sistemare e mettere in risalto. Sono tante, poi ci sono le strade da sistemare, quello che dicevamo prima sulla manutenzione. Però prima mi sono venute in mente le persone e il fatto che stiano bene.